Edizione 2018 di Calici tra le Stelle, una formula ripetuta perché vincente, ma pur sempre con qualche novità. Certamente, Calici tra le Stelle è ormai diventata la manifestazione principale organizzata direttamente dal comune di Aglie sul territorio alladiese. Abbiamo cercato di mantenere assolutamente invariati quelli che sono gli aspetti principali della manifestazione, ovvero le degustazioni di vino, di prodotti locali aventi particolari caratteristiche di unicità. Però come tutte le manifestazioni è importante cercare di innovarsi per far sì che di poter dare una proposta sempre nuova e la gente sia invogliata a partecipare. Lo scorso anno abbiamo avuto un successo assolutamente imprevisto e ovviamente graditissimo, e quindi quest'anno abbiamo mantenuto la location, la Piazza Castello, molto più adatta ad accogliere un gran numero di partecipanti, e abbiamo, come dicevo prima, mantenuto anche i produttori di vini e di cibi, ma li abbiamo incrementati per far sì che le tante persone che arrivano sul territorio possano avere una varietà diversa, incrementata, implementata di delizie da assaggiare. Così come lo spettacolo. Grande successo di Circo Vertigo dello scorso anno ci ha fatto decidere di mantenere questo format, però anche questo ampliato, avremo più del doppio degli artisti, avremo uno spettacolo di valenza internazionale nel corso della serata, e però avremo anche un'animazione condotta direttamente da loro con One Man Band Show e altri spettacoli nel corso della serata per allietare le persone che staranno degustando i prodotti sui tavoli, nei tavoli disposti attorno alla piazza. Altra particolarità dell'edizione 2018 sarà il fatto che Calici tra le Stelle sarà su due giorni. Chiaramente la manifestazione principale sarà quella di sabato 14 luglio, ma già dal giorno precedente, il 13 luglio, ci sarà un momento culturale legato al mondo del vino. Un confronto tra i vignaioli senior, gli anziani, quelli che hanno fatto la storia dell'erbaluce di Caluso, e i giovani, quindi le prospettive dell'enologia canavesana verso il futuro. Un momento importante, un format particolarmente interessante che si vedrà appunto nella giornata di venerdì 13 luglio a partire dalle ore 18 in Piazza Castello o, in caso di maltempo, presso il Salone Alladium. Chiudo chiaramente invitando più persone possibile a partecipare, sarete assolutamente graditissimi tutti quanti. Il costo d'ingresso assolutamente popolare, un biglietto di 7 euro che comprende ovviamente la partecipazione allo spettacolo, ma ciascuno avrà anche il suo calice e il sacchetto brandizzato Calici tra le Stelle come ogni anno da potersi portare a casa. I bambini invece, per i bambini c'è l'ingresso gratuito. Non soltanto vino e gastronomia, ma anche spettacolo a Calici tra le Stelle. Sì, come per le scorse edizioni, quest'anno abbiamo confermato Circo Vertigo con due novità. Innanzitutto una parte aperitivo anche per lo spettacolo, con una parata itinerante di giocolieri e artisti circensi vari, accompagnati da un one man band che svolgerà musica dal vivo, e in un angolo dedicato della piazza la fabbrica delle bolle di sapone, dedicata ai bambini ma non solo. Per quanto riguarda invece lo spettacolo principale, proporremo Cabaret Vertigo, che coniugherà arte circense a cabaret, quindi una conduzione comica e ironica affidata all'attrice e artista circense Luisella Tamietto. Un'altra particolarità di quest'anno è un evento collaterale che non si terrà solo in quelle sere, ma verrà ripetuto in altri due giorni. Sì, quest'anno il Comune di Aglie, in occasione di Calici tra le Stelle e degli eventi di luglio del nostro paese, ha istituito una sorta di gemellaggio con la Fondazione Casa Teatro Ragazzi, che nelle giornate di 15, 22 e 29 luglio, quindi domeniche, organizzerà al Castello Ducale O che bel castello, un connubio di feste, racconti e danze organizzate appunto da questa fondazione, che consisteranno per tutte e tre le domeniche di una fusione di due eventi: una parte un giorno a corte, quindi una visita guidata da artisti ad hoc presso le varie sale del castello, quindi una visita animata, e a conclusione il gran ballo finale, anch'esso un allestimento ad opera dei teatranti della fondazione.
decisamente maggiore rispetto agli anni scorsi, e mentre invece per quanto riguarda lo spettacolo, che poi mi scriverà nel dettaglio Stefano.